Il 14 gennaio 2020 è stato l'ultimo giorno per il supporto di Windows 7. Chiunque si ritrovi ad avere un computer con questo sistema operativo è molto sottoposto a delle vulnerabilità in quanto non riceverà più aggiornamenti. Quindi le alternative sono o acquistare un nuovo PC con Windows 10 o acquistare un PC con un altro sistema operativo che potrebbe essere il sistema operativo della Apple, oppure utilizzare il proprio PC con il vecchio Windows 7. Un'altra alternativa è utilizzare il proprio vecchio PC e tentare di aggiornarlo a Windows 10, oppure provare a utilizzare un altro sistema operativo in grado di poter supportare un hardware così vecchio. Installare Windows 10 su una macchina che ha qualche anno di età potrebbe comprometterne le proprie funzionalità in quanto solamente a prestazioni. L'alternativa, come vi dicevo prima, è passare ad un altro sistema operativo, il quale potrebbe essere, nella mia scelta e nel test che andrò a fare oggi, Linux. In particolar modo perché parlare di Linux è come parlare di rock. Cioè, cos'è il rock? Ci sono tante sottospecie, quindi è inutile dire Linux. Linux è il rock e poi ci sono le varie sottospecie. La versione che utilizzerò io e per la quale io mi trovo bene e anche per un neofita che, quale sono io, ci mancherebbe, ha tutto, è Linux Mint 19.2. Io ho scelto la versione con desktop MATAI perché mi piace di più. Ok, facciamo questo test. Prendiamo un PC, il mio PC è un PC semplicissimo, è un entry level pagato poco più di 200 euro, ha un processore scarsissimo, è un Pentium Quad Core N4002, ha un 4 GB di RAM, una scheda grafica integrata della Intel e un hard disk da 1 TB. Vediamo come si comporta con un'installazione pulita di Windows 10 e con un'installazione pulita di Linux 19. Io vi faccio vedere, accendo il PC adesso è completamente senza sistema operativo. No bootable devices. Andiamo a fare l'esperimento. Quindi da questo test cosa abbiamo visto? Se abbiamo un vecchio computer o un computer anche non vecchio, possiamo sfruttarlo al meglio in quanto, come abbiamo visto dai test, Linux Mint 19.2, in questo caso desktop MATAI, utilizza esattamente la metà delle risorse. Quindi computer più performanti. Io vi invito a provare questa versione di Linux piuttosto che altre versioni di Linux. La bellezza è che potete anche far partire il vostro PC con la chiavetta senza dover installare nulla, ovviamente le prestazioni saranno ridotte. Vi provate, ve lo provate, guardate, vi piace, non vi piace, sfatiamo un mito, Linux è una cosa difficile, bisogna essere un ingegnere astronucleare della NASA per poterlo utilizzare. È una cosa assolutamente non vera. Forse 20 anni fa, per configurare un modem, per configurare una scheda di rete, bisognava essere dell'ingegnere aerospaziale. Vi invito a provare e vi invito anche, se volete, avete già il PC con Windows,
potete far installare e far convivere i due sistemi operativi sullo stesso PC. Linux si installerà nella sua partizione, non andrà a toccare niente di ciò che è Windows, e altrettanto Windows non toccherà niente di ciò che è Linux. Provate!